Siamo col dottore La Monaca, giudice del Tribunale Sorveglianza di Salerno. Giudice, la legalità è un tema sempre attuale ed importante e oggi qui a Roccadaspide se ne parla con le scolaresche. Sì, infatti ringraziamo l'amministrazione comunale che ha voluto fortemente questa iniziativa qua tra i giovani delle scuole medie inferiori e superiori. Educazione alla legalità, io dico sempre, è partecipazione. Educazione alla legalità va coltivata sin dalle scuole elementari, quindi va praticata in ogni momento. Non è una parola astratta, ma una parola che deve essere coltivata nel tempo in ognuno di noi per poi messa in pratica. L'incontro si focalizza in particolare sull'argomento della criminalità informatica. Sì, abbiamo parlato di criminalità informatica con l'ingegnere Corso, abbiamo parlato di pedofilia, di pedopornografia, tratteremo altri argomenti sulla tossicodipendenza, sul disagio giovanile, sul bullismo. Gli argomenti sono diversi e tantissimi che verranno trattati fino al mese di maggio, cioè fino alla chiusura, insomma, delle scuole, con degli esperti diversi. È con noi l'ingegner Mario Corso. Oggi ai ragazzi di Roccadaspide ha spiegato i rischi in cui si può incorrere frequentando i social network. Quali sono i pericoli maggiori delle chat? Prima di tutto incontrare delle persone che non hanno buone intenzioni, che si mostrano prima come degli amici e poi dopo magari poi chiedono magari, foto, incontri, e da questi incontri purtroppo si hanno delle cattive esperienze. Quello che noto invece da questi incontri è che fortunatamente i ragazzi chiedono, fanno domande e in pratica noto sempre che si muovono su internet con poca prudenza e troppa sicurezza, per cui queste persone che si trovano in rete cercando appunto degli inesperti ne approfittano e quindi ecco che si verificano dei casi poco piacevoli per i ragazzi.